Allora, quello che noi pensiamo è, collegandoci anche al discorso che dobbiamo portare avanti il nuovo piano regolatore che si chiama PAT, di contenere il più possibile quelle che sono le aree di espansione, le aree edificabili, vedendo anche quelle che sono le reali necessità, perché sulle aree edificabili c'è molta speculazione, c'è molta, essendoci i soldi lì, essendoci la possibilità di profitto, c'è molto interesse appunto a accaparrarsi sempre più terreno. Dopodiché, cerchiamo anche di far utilizzare gli appartamenti sfitti. Abbiamo messo un'aliquota IMU che è più alta per le persone che hanno una seconda casa che non l'hanno affittata. Ecco, insomma, questi sono alcuni esempi per quanto riguarda le azioni che abbiamo fatto in questi primi mesi. Federico vuole rispondere sulle, quello che concludiamo, le sportello unico delle imprese e finanziamenti europei. Che poi erano collegati, me l'ero persa nell'elenco. Allora, per dire, vabbè, ovviamente questo secondo me si può fare nei grandi comuni. Noi a Parma abbiamo un ufficio che andrà sicuramente potenziato, che si occupa anche per il comune, perché ne avremo veramente bisogno in termini anche economici, di monitorare quello che sono i progetti e i bandi europei, proprio per cercare di accedere a quei finanziamenti che in Italia effettivamente sono utilizzati pochissimo o utilizzati male. Invece è interessante lo spunto di mettere a disposizione anche dello sportello delle imprese questi progetti che vengono rilevati dall'ufficio del comune in questo caso. Penso che sia un ottimo spunto. Il SUAP in generale però prima di tutto bisognerebbe farlo funzionare perché anche io non so nelle altre realtà, ma a Parma lo sportello unico delle imprese è ancora rimasto molto un nome, ma non è un processo snello che permette alle imprese di avere delle risposte rapide, come sono rapidi i tempi adesso insomma, del mercato. Quindi prima di tutto il nostro obiettivo sarà farlo funzionare bene, poi si potrebbe anche introdurre questo tipo di iniziativa. La parola Mira. Sì, soprattutto sul consumo del suolo, noi abbiamo già deliberato un no importante ad un cosiddetto polo logistico di Dogaletto, che è una delle nostre frazioni. Praticamente la regione ci stava chiedendo, ma secondo voi questa piccola variante urbanistica deve passare attraverso un'approvazione di tipo ambientale? Erano milioni di metri cubi. Non era una piccola variazione urbanistica, io ho detto beh, direi anche di sì, diremo. Quindi ci entra da tutte le parti il discorso urbanistico, soprattutto da noi il consumo del suolo è molto sentito nel nostro territorio perché siamo a ridosso della zona di Porto Marghera. Già in passato Mira era stata interessata da molte discariche abusive che ancora abbiamo nel nostro territorio, e prodotti molto inquinanti. Abbiamo lì Porto Marghera, che è famosa per lo sviluppo economico e sociale che ha avuto negli anni del boom, ma che adesso è, diciamo, vuota, ha molte aziende che sono in crisi e che non viene sfruttata e non si sa perché, o meglio, forse si sa, ma non si vuol dire. Ci sono molti interessi nell'ampliamento al di fuori di quell'area lì di ulteriore cemento, di ulteriore sviluppo urbanistico. Non legato poi a uno sviluppo economico reale, quindi è indubbio che c'è un discorso finanziario dietro. E in più, tra poco avremo la questione del Romea commerciale, la cosiddetta Orte Mestre, che è un'ulteriore autostrada che noi non sentiamo appunto il bisogno, e quindi cercheremo anche lì di combattere. Chiaramente poi quando lo Stato arriva dalla piazza lì, bisognerà combattere in altri modi. Tra l'altro volevo ricordare, visto che c'è quel ragazzo che ci ha chiesto sulla Brescia Parma in treno, probabilmente riusciremo, c'è anche qua Giovanni Fabbri, il consigliere regionale, a fare qualcosa con un'interrogazione in regione, perché probabilmente può essere di competenza delle due regioni. Quindi far vedere che si può provare sempre a fare qualcosa. Adesso Vito per la chiusura. Ecco, magari alle prossime elezioni regionali che saranno a breve avrete anche in Regione Lombardia la possibilità di collaborare con la Regione Emilia-Romagna. Si dimetterà immediatamente dopo le elezioni politiche quando verrà eletto alla Camera per potersi preservare da eventuali indagini. E quindi automaticamente a ottobre sicuramente Formigoni si dimette. Questa è una presunzione.
Allora, chiudo semplicemente con due parole, solo di ringraziamento. Ringraziamento a Michele, Michele Orlando, il sindaco di Roncadelle, sia per la disponibilità, per averci ospitato, per la disponibilità anche del comune. Dobbiamo dare atto che lo sportello unico delle attività produttive, il SUAP, qua, diciamo, è stato il nostro interlocutore principale per l'organizzazione di questa festa. Ringrazio sia Nicola, Roberto e Federico per averci raccontato la loro esperienza, che credo che sia sia una scuola per tutti gli altri. Come Giovanni spesso ricorda, voi siete la nostra prima linea e siete quelli alle cui spalle non c'è una storia, non c'è nessuno che vi può dire qual è la cosa migliore che potete fare, e spesso vi troverete anche a fare delle scelte che potrebbero essere discutibili, da rivedere, ma sono i passaggi naturali di chi sta iniziando un percorso. Ecco, sicuramente quelli che verranno dopo impareranno da tutta la vostra attività, quindi grazie per tutto quello che fate, anche per quello che da parte di qualcuno viene spesso giudicato come un errore, una leggerezza o altro, è semplicemente state sperimentando qualcosa di nuovo. Grazie a Matteo per la sua tenacia, lo conosciamo da 7.000 anni ormai, il Movimento 5 Stelle, diciamo, lui e il Movimento 5 Stelle c'ha nelle vene, anzi tutto in generale. Vorrei ricordarvi appunto del libro di Matteo che trovate nello spazio libreria, e di Federico che ha collaborato anche, che ha la data di nascita sbagliata, grazie incerti. Vabbè, questo è il gossip qua. Ecco, va bene, a parte questo, dico la cosa più importante, qual è? Che il ricavato di questo libro sarà tutto interamente devoluto alle popolazioni terremotate, e si aggiungerà a quei 100.000 euro che la regione, che il gruppo consiliare, prima ancora che la regione partisse col suo col numero verde per raccolta dei fondi, aveva già iniziato a raccogliere, e che sicuramente avranno una destinazione certa e sicura. Importante, una scelta della destinazione che non è fatta da Giovanni o da De Franceschi, da Andrea, ma è una scelta che per la quale ha interpellato i cittadini. Infatti c'è in corso ancora, credo, un sondaggio per individuare quale può essere la destinazione migliore. Questa è la strada, secondo noi, da percorrere. Ecco, grazie a tutti, tutti i volontari, tutti i collaboratori. Io sono davanti a questa bellissima torta che è piena di zucchero, che sta facendo venire il diabete. Ecco, grazie, buonanotte, buona serata, e potete continuare, la cucina è ancora aperta, anche il bar.